Diego, la quarta regata è finita pochi secondi dopo la partenza. Vuoi raccontarci che cosa è successo? Sì, le nostre speranze di selezione ormai erano abbastanza remote, però ancora siamo andati in acqua oggi sperando di fare un buon risultato e quindi riaprire un po' la situazione. C'era una bella condizione di vento da levante, proprio la nostra preferita, sui 10-12 nodi, quindi avevamo settato tutto alla perfezione, una partenza preparata in boa. E poco prima della partenza lo spagnolo ci è caduto addosso mentre eravamo nella fase di prepartenza e ci ha praticamente spinti pro al vento, quindi ci siamo trovati con tutta la flotta che stava per accelerare, noi piena pro al vento, e non siamo riusciti quindi ad accelerare in quel momento. Lo spagnolo ha cominciato a fare la sua penalità e noi purtroppo abbiamo dovuto virare e incrociare la flotta a mura a sinistra. E poco dopo, in situazione di regata, mentre cercavamo di districarci da questa situazione, ci siamo trovati proprio con lo spagnolo. Con lo stesso spagnolo. Che aveva appunto cominciato a fare la penalità una ventina di secondi prima della partenza, prima del segnale di partenza, e ho provato a appoggiargli dietro, ma sembra proprio che sia la settimana sbagliata, perché l'ho centrato e niente, il danno di nuovo è abbastanza grave. Lui comunque ha approfittato del fatto che è in una ottima posizione di classifica. Eccola là, la sua barca. Approfittato del fatto che in un'ottima posizione di classifica ai fini della selezione per era un tuo avversario diretto, per ritirarsi e chiedere una riparazione, quindi sono anche contento per lui. Non avevamo assolutamente intenzione di danneggiarlo o di dargli del disturbo, ormai noi proprio dovevamo regatare contro tutti, quindi non era finalizzato a niente, e proprio il destino ha voluto che ci siamo incontrati due volte, prima sulla linea e poi a centrocampo di regata. È successo da pochi minuti, è troppo presto ovviamente per fare un'analisi, sei molto molto deluso, è una pagina sicuramente che si chiude, tante altre se ne apriranno in futuro. La vela è la tua vita, Diego. Ma purtroppo appunto stavo ripensando ancora poco fa a quello che è stato l'excursus dell'ultimo periodo. Noi siamo arrivati con un crescendo incredibile fino all'Europeo di Dublino e tutti i miei colleghi ci davano ormai per medaglia certa, visto anche il podio che avevamo fatto alla Sail for Gold e le vicinissime al podio al test event, quindi anche abbastanza a nostro agio nelle acque di Weymouth. Dopo la batosta di Perth abbiamo lavorato tanto e siamo venuti qua veramente convinti di fare un buon risultato, e a parte la selezione doveva essere solo una formalità. Io ho sempre dichiarato e detto, e lo credo assolutamente, che se fosse stato difficile selezionare la nazione, quindi correndo contro il danese, contro lo spagnolo o contro l'austriaco, sarebbe stato inutile andare in Inghilterra a giocarsi una medaglia. Quindi in cuor mio la regata per noi è cominciata in salita, per dei salti non previsti, delle scemenze, però appunto gli altri sono riusciti alle volte a recuperare e noi abbiamo pagato molto questa condizione. E purtroppo ieri le porte si erano riaperte su quella boa e praticamente si sono richiuse quando, arrivando quarti, ho avuto questo incidente. Ne ho messi in fila due nel giro di 24 ore, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non fa. È stato lo stesso spagnolo a venirmi a consolare dopo la situazione appunto che ci siamo trovati a vivere insieme. E lui continua a dire, come dicevi prima te, che sono un campione, però No, lo dicono i numeri, sei il campione europeo però, dell'anno scorso, hai vinto un sacco di regate, non è questo. Però appunto non so cosa sia successo questa settimana, purtroppo è stato non è facile, ecco, già accettare il fatto di dover dare una svolta e non partecipare alla prossima Olimpiade, quando abbiamo lavorato per 4 anni con l'aiuto ovviamente della federazione, dei gruppi sportivi delle Fiamme Gialle, tutti quanti ci hanno messo veramente a nostro agio. La federazione aveva recentemente messo a nostra disposizione in maniera definitiva questa barca, che è forse una delle più veloci, quindi i materiali sono ottimi. Abbiamo lavorato al massimo con Valentin Manchi, che è in assoluto uno dei migliori tecnici del mondo, quindi siamo un team che aspirava e ambiva molto,
e non mi spiego, appunto, continuo a non spiegarmi come possa essere successo che tutto questo incantesimo si sia rotto in così poco tempo. Io pensavo, appunto, di partecipare al mondiale come una formalità nel percorso verso Londra, e mi sono trovato di punto in bianco a correre l'ultima regata, magari l'ultima regata della carriera di Star, non lo so. Comunque, se la Star non sarà più olimpica, è difficile, appunto, che il progetto possa continuare. Quindi in questo momento siamo qua e siamo tutti molto tristi, però cerchiamo, forza di... Sì, cerchiamo adesso di... giusto, io ho avuto un attimo di sconforto subito a rientro e avrei voluto, cosa che non ho mai fatto in tutta la mia vita, ritirarmi, e giustamente il Valentino ha parlato con lo staff federale, tutti quanti, e sono... accetto la decisione, che è giusta. Penso che sia giusto onorare lo sport, onorare il campionato, accettare la sconfitta, e forse un modo per, diciamo, ripartire subito, perché diversamente sarebbe difficile. Non so quando rimettere i piedi in barca, quindi dopo domani siamo di nuovo sulla linea, e con questo vogliamo onorare la bandiera, onorare la federazione, tutto l'impegno che è stato fatto per noi. Grazie Diego, grazie. Che bello che hai la forza di, anche di essere così luce in questo momento. Grazie, complimenti, forza.